Bene, e continuiamo il nostro cammino che ha come primo valore la fedeltà ai nostri impegni e la fedeltà al calendario. Già questo è un valore, la dice lunga in un tempo in cui questi valori non vengono riconosciuti e rispettati. Stiamo continuando la nostra lettura dei libri proibiti e in parte possiamo dire che la proibizione di alcuni libri, però di quelli che abbiamo visto fino adesso, non è che appaia così immotivata, tenendo conto dei tempi e tenendo conto anche del fatto che il libro va in mano a chiunque, quindi non è come qualcosa che richieda una abilitazione, una competenza particolare, e quindi anche un giovane, tanto in questi libri li ho letti io, a me i libri li ho letti quando ero giovane, in certi casi forse troppo giovane per capire la portata di alcuni libri, vale per questo ma vale per moltissimi altri naturalmente. E seguendo il nostro calendario siamo arrivati adesso alla Fattoria degli animali, è una fiaba, un racconto semplice, quasi per bambini, ma così non è. Tra parentesi, conosciamo il Signore delle Mosche e lì sono gli animali che diventano uomini, là sono gli uomini che diventano ragazzini che diventano animali, ferocissimi, e entrambi scrittori inglesi, si dà qualche problema. Bene, i libri proibiti, anche questo libro rientra in quei testi che furono oggetto di critiche, di condanne, certo, non raggiunse il Roe, anche se attualmente viene proibito ancora adesso in molti stati, e compresi quelli islamici, in quanto il protagonista principale è un porco, e per gli islamici i maiali sono animali impuri, quindi uno dei motivi per cui viene, ma sono tutti i regimi dittatoriali che rifiutano questo libro. E naturalmente le solite immagini noi già conosciamo della intolleranza nei confronti dei libri, non potendo bruciare gli autori, si bruciano almeno i libri. Cioè, da questo punto di vista c'è un certo progresso, avrebbe detto Einstein. Però la domanda rimane sempre quella: se è vero che i roghi dei libri sono stati spenti, se è vero, però, è proprio vero che alcuni di questi libri, di quei libri, abbiano perso la forza di infiammare anche i lettori di oggi? Se diamo uno di questi libri in mano a un giovane e ha la pazienza di leggerlo, è impensabile che non abbia dentro di sé un movimento, una reazione, un coinvolgimento. La pericolosità dei libri, oltre che ha dato, diciamo, ha provocato la distruzione del libro, altre volte come se fossero degli oggetti da addomesticare per uso ideologico, e abbiamo visto come tutte le ideologie, qua sono alcune naturalmente, hanno creato dei libri paralleli a quelli pericolosi, quelli invece buoni, sani, educativi da proporre, perché conformi alla ideologia di quel particolare momento. E naturalmente il libro rimanda sempre un autore, e l'autore di cui oggi vogliamo parlare, però di rapporto al libro, è Orwell. E già la prima scoperta è che questo non è il suo vero nome, a fronte altri casi che abbiamo visti in questi incontri, perché George Orwell è un nome prestato a Eric Blair, che era nato nel Bengala nel 1903 e morirà a Londra nel 50, e nel Bengala era stato nella polizia, e questa è una accusa che, come vedremo più avanti, gli muoverà Togliatti, definendolo un poliziotto colonialista, ma era un'accusa verso l'opera, oltre naturalmente verso la persona. Ma perché questo nome, il cognome Orwell, che è interessante, ma perché? Gli fu proposto dall'editore, dal primo editore, prendendo spunto, guarda caso, dal nome di un fiume inglese che si trova nel sud della Francia, dell'Inghilterra. E il libro che a noi interessa è La Fattoria degli animali, uscirà in inglese, quindi il libro originale, nel 1945, e vedete subito dopo verrà pubblicato
in Italia nel 1947, poi nel 2000, poi nel 2019. Perché ho riportato queste traduzioni? Sono molto interessanti anche tutte in commercio, perché diversi traduttori, Bruno Tasso, Guido Bulla, Michele Mari, hanno fatto delle scelte che vanno al di là della singola traduzione, della semplice traduzione di un testo. Hanno fatto gli interventi che rivelano il cambiamento del sentire nei confronti di questo libro, del quale ora vogliamo velocemente vedere la trama. Si articola in 10 capitoletti, quindi molto semplici. La zia manca. Allora, nel primo capitolo, quindi 10 capitoletti, nel primo, l'overture, abbiamo che il fattore, come dare una fattoria patronale, Mrs. Jones, aveva chiuso a chiave i pollai per la notte, ma era troppo ubriaco per ricordarsi di serrare anche le porticine. Quindi si aveva chiuso, ma da ubriaco aveva lasciato quasi tutto aperto. E tra tutti gli animali, il più prestigioso per imponenza, per età, per prestigio, era il vecchio maggiore. Poi vedremo come viene chiamato, secondo le diverse traduzioni, che era un porco maestoso. Dico porco perché è l'ultima traduzione in lingua italiana. E l'autore, il traduttore, mi spiega perché ha scelto questo termine piuttosto che l'altro, magari più delicato, di maiale, perché proprio nell'idea di Orwell era di stigmatizzare gli orrori di un ben preciso regime, secondo lui guidato non da uomini ma da porci. E questo il vecchio maggiore raduna tutti gli animali, è bella questa descrizione, questi animali, ognuno di loro si sistema secondo il proprio ethos, la propria natura, e lui inizia un discorso: la nostra vita è miserabile, è soltanto lavoro ed è pure breve. Se vogliamo cambiare questa situazione dobbiamo liberarci dall'uomo, perché l'uomo è la causa principale della fame e del troppo lavoro. Se noi eliminiamo l'uomo, eliminiamo alla radice la causa della nostra sofferenza. E poi lui incomincia a creare il criterio di appartenenza e di esclusione al mondo degli animali sfruttati. E quindi qualunque cosa cammini su due gambe è un amico, è un nemico, perché appunto l'uomo cammina in genere su due gambe, qualunque cosa cammini su quattro zampe o abbia le ali è un amico, perché poi su due zampe ci faranno anche le galline, anche i colombi, no, ci faranno le ali, allora in questo modo diventano quattro zampe. E ricordate anche che lottando contro l'uomo non dobbiamo finire per assomigliarli, e questo è il primo ammonimento, state attenti. Perché nella lotta i nemici finiscono per assomigliarsi e fanno le stesse cose, anche se di opposto orientamento. Anche quando l'avrete sconfitto, non dovete mai adottare i suoi stessi vizi, perché se li adottate, inevitabilmente vi ridurrete come gli uomini. E da qui c'è quello che lui chiama gli imperativi categorici. Nessun animale deve mai vivere in una casa, mai dormire in un letto, mai indossare abiti, vedete i cagnolini quando cammino con questi dito, con fare orecchie, mai abiti. Non devono bere alcol, o fumare tabacco, o fare uso di denaro, o mettersi a commerciare. Nessun animale deve mai uccidere un altro animale. Il principio fondamentale qual è? Perché tutti gli animali sono uguali e nessuno ha diritto di vita e di morte nei confronti degli altri. Poi compongono un inno, ed è l'Internazionale, un inno dove animali di tutti i paesi unitevi, prendo una parte di questo inno: il tiranno umano rovesceremo, prima o poi quel giorno verrà, e i nostri fertili campi inglesi, eccetera, eccetera, solo la bestia calpesterà. Ascoltate la mia buona novella, bestie d'Irlanda, bestie d'Inghilterra. Ci parla di un futuro dorato per bestie d'ogni clima
e tutto il creato. E quindi è questa parodia, questa parafrasi dell'inno dell'Internazionale. Quindi inizia la rivolta. Capitolo secondo. E tre notti dopo il vecchio maggiore morì in pace nel sonno. E quindi colui che aveva provocato, istigato, suscitato la rivoluzione morirà. E il compito di insegnare, quindi di tramandare la memoria, insegnamenti, principi agli altri e di organizzarli, li cade sui porci. Perché? Perché erano riconosciuti da tutti come gli animali più intelligenti. E noi sappiamo che nella sperimentazione medica è l'ultimo livello prima di esercitarlo, impiegarlo sull'uomo, sono i maiali, che sono quelli più vicini all'uomo. Ora vediamo i vari personaggi. Iniziamo con il primo, che sente l'erede del vecchio maggiore, Napoleone. Era un grosso verro, a quanto feroce nell'aspetto. Poi c'era l'altro, Palla di Neve, era un porco più vivace di Napoleone, con una buona parlantina e più fantasioso, ma si riteneva non avesse uguale profondità di carattere. Quindi già gli altri animali cominciano a distinguere i futuri eredi del pensiero del vecchio maggiore. Poi ancora altri animali, sempre a livello di porci. Tutti gli altri porci nella fattoria erano da ingrasso e il migliore tra loro era un porcellino paffutello di nome Spiffero, ma su questo nome poi ritorneremo. Era in grado di far passare il bianco per nero, quindi aveva questa capacità dialettica. Questi tre, quindi Napoleone, Palla di Neve e Spiffero, avevano elaborato gli insegnamenti del vecchio maggiore fino a farne un sistema di pensiero a sé stante, a cui hanno dato il nome di animalismo. Ismo, modo di pensare, animali, era il pensiero degli animali, oltre che sugli animali. I porci dovettero faticare ancora di più per smentire le fandonie che metteva in giro Mosè, il corvo di casa, perché anche il corvo appartiene agli animali. E Mosè, già il nome Mosè è indicativo, appartiene a una categoria a parte, perché Mosè, uno degli animali domestici preferiti da Mr. Jones, quindi era vicino, intimo del vecchio padrone, era una spia e un delatore, ma sapeva parlare bene, quindi aveva un influsso sugli altri animali. E disse Mosè di essere al corrente dell'esistenza di una terra misteriosa chiamata Monte Caramella. Anche qui i nomi possono cambiare, ma il concetto è sempre di questo paese ideale, di questo monte ideale, dove andavano tutti gli animali una volta morti. Era situata da qualche parte in cielo, a poca distanza dai nubi, diceva Mosè. Quindi già vediamo l'orientamento del gruppo degli animalisti, che sono materialisti, e invece la dimensione religiosa ultraterrena, il ruolo della religione incarnato da Mosè con la sua predicazione. Sul Monte Caramella era sempre domenica, sette giorni a settimana, il trifoglio era di stagione tutto l'anno e sulle siepi crescevano zuccherini e pannelli di lino. Gli animali però odiavano Mosè perché parlava senza mai lavorare, ma alcuni al Monte Caramella ci credevano e i porci dovettero darsi da fare un bel po' per persuaderli che un posto simile non esisteva. Questo paradiso era la consolazione degli schiavi. E poi si arriva a un gesto plateale significativo, perché Palla di Neve cancellò il titolo fattoria padronale, quindi che c'era dietro un padrone, e scrisse invece fattoria degli animali. Cambiò il nome perché non era più la realtà di Viramedale, e dettero i sette comandamenti. E quindi queste regole, che sono riprese dal vecchio maggiore, ma leggermente sistematizzati in un modo da legge vincolante. Qualunque cosa cammini su due zampe è un nemico.
qualunque cosa cammini a quattro zampe o abbia le ali, ricordate la questione con gli uccelli, è uno dei volatili, è un amico. Nessun animale deve indossare vestiti, nessun animale deve dormire in un letto, nessun animale deve bere alcol, nessun animale deve uccidere un altro animale, gli animali sono tutti uguali. Questi sono i principi che reggeranno la fattoria degli animali. Passiamo ora al terzo capitolo e i problemi cominciano a nascere. Ci sono problemi interni di chi deve organizzare e problemi esterni, perché le altre fattorie padronali non permetteranno che anche fra le loro fattorie gli animali prendano il sopravvento. E per evitare questo esempio rimanga, vogliono distruggere la fattoria degli animali, e qui dovrà la fattoria degli animali difendersi dalle aggressioni esterne e dalle crisi interne. Tutti lavoravano secondo le proprie capacità, è un principio tratto dagli Atti degli Apostoli. Ognuno dava quanto poteva, ognuno riceveva secondo i propri bisogni. Ed è la stessa scritta che Marx ricorderà che era stata innalzata sulle barricate di Parigi nel 1850. L'idea di questa realtà comunistica che poi rimase sempre l'ideale. I porci, essendo i più intelligenti, sapevano già leggere e scrivere perfettamente. I cani impararono abbastanza bene, ma non erano interessati a leggere oltre che i 7 comandamenti. Erano più portati ad essere fedeli, obbedienti, buoni esecutori, intelligenti esecutori, ma non senza voglia, intenzione di comandare. La capra, Mariel, sapeva leggere un po' meglio dei cani e a volte la sera leggeva gli altri dettagli di giornale che aveva trovato tra i rifiuti, e quindi comincia a filtrare un modo critico di gestire la fattoria. E si scoprì anche che gli animali più stupidi erano le pecore, le galline e le papere, che erano incapaci perfino di imparare i sette comandamenti a memoria. Palla di Neve dichiarò che i 7 comandamenti potevano essere ridotti a una singola massima. 4 zampe bene, 2 male. 4 zampe bene, 2 male fu vergata sulla parete in fondo al granaio, sopra i 7 comandamenti e in lettere più grandi ancora. Quindi i 7 i comandamenti vengono letti, interpretati alla luce di questo principio ermeneutico. Quarto capitolo, i padroni delle due fattorie che confinavano con la fattoria degli animali erano da sempre in pessimi rapporti tra di loro, però erano accomunati dallo stesso interesse di distruggere la fattoria degli animali. Erano entrambi infatti spaventatissimi dalla ribellione alla fattoria degli animali e cercavano in ogni modo di impedire che i loro animali venissero a conoscenza dei dettagli dell'impresa. E quindi inizia la calunnia, la diffamazione sulla vita di questi animali ribelli. L'esperienza, dicevano, si sarebbe conclusa in una quindicina di giorni, oppure dicevano ancora, sarebbero rapidamente morti di fame. Si diceva che praticassero il cannibalismo fra di loro per sopravvivere, che si torturassero a vicenda con ferri di cavallo arroventati e condividessero le femmine. Allora, chi sa la storia già sa, cioè, chi si ricorda la storia sa già cosa c'è dietro. Questo succedeva se ci si ribellava alle leggi della natura. Quindi qual era la colpa della fattoria degli animali? Che non avevano rispettato la gerarchia di valore, prima l'uomo e poi gli animali. Gli animali invece hanno voluto ribellarsi a questa legge, ma essendo una legge di natura erano condannati alla morte, erano condannati al disastro. Siamo al quinto capitolo e a parte le dispute sul mulino a vento, allora succede questo, la fattoria deve sopravvivere, deve nutrirsi, e allora deve alimentarsi, allora si pensa di costruire un mulino a vento. Purtroppo l'idea viene prima a Palla di Neve, e il fatto che questo mulino
comincia ad attirare l'attenzione da parte di altri animali che ne apprezzano e vedono la utilità, Napoleone comincia a essere geloso perché vede la sua autorità e il suo prestigio essere messo in crisi dall'idea migliore di palla di neve, e quindi la gelosia fra i due capi. C'è la questione della difesa della fattoria. Secondo Napoleone, quindi quello che sentiva il capo, quel che gli animali devono fare è procurarsi armi da fuoco e allenarsi a usarle. Dobbiamo difenderci, ci rinchiudiamo, ci difendiamo. Mentre invece Palla di Neve diceva che dovevano invece inviare più e più piccioni per fomentare la ribellione tra gli animali delle altre fattorie. Quindi già vedete il conflitto sul modo di intendere l'ideologia. È una ideologia ad intra o è una ideologia ad extra? È un anticipo, dai. È un socialismo che deve avere solo per una nazione, nazionalsocialismo in Germania, comunismo sovietico in Russia, oppure una rivoluzione permanente? E qui naturalmente il conflitto era inevitabile. Napoleone alzò 9 enormi cani con dei collari brucchiali contro Palla di Neve, che saltò via dal suo posto appena in tempo per sfuggire al morso delle loro mascelle. Durante la riunione, quando Napoleone vede che sta andando in minoranza, perché l'idea di Palla di Neve che diciamo attecchisce meglio, fa comparire all'improvviso sti 7 Doberman che lui aveva di nascosto allevato, per, sono i suoi pretoriani, per prendere il potere e fare scappare via Palla di Neve. Non lo si vide mai più. Napoleone annunziò che da quel momento in poi le assemblee della domenica mattina sarebbero cessate, non c'era bisogno, non servivano, disse, era uno spreco di tempo, la sinodalità, la democrazia, il dialogo, perdere tempo. In futuro ogni questione relativa al lavoro in fattoria sarebbe stata risolta da un comitato speciale di porci. Vedete il perché di questa traduzione, dell'ultima traduzione, di porci, presieduto da lui stesso. Si sarebbero incontrati in privato per poi comunicare le decisioni agli altri. Quindi non è più la soggettualità di tutta la fattoria, ma soltanto un gruppo ristretto che al chiuso decide tutto. Sesto capitolo. Per tutto l'anno gli animali lavorarono come schiavi, ed è interessante notare che sono tornate le stesse condizioni lavorative al tempo del padrone umano, ma erano assai felici di lavorare, non lesinavano alcun sforzo o sacrificio. Era l'ideologia degli stacanovisti. Figura esemplare sarà il cavallo che poverino lavorerà fino alla fine, fino a morire sfiancato. Ben consapevole di farlo a beneficio di se stessi e di quelli come loro che sarebbero di dopo, e non per un branco di esseri umani, ladri e pigri. Sì, lavoriamo come schiavi, ma lo facciamo per noi stessi, per il nostro futuro e per il futuro dei nostri cuccioli. Napoleone annunziò una nuova linea da seguire. Da allora in avanti la fattoria degli animali avrebbe iniziato a fare affari con le fattorie vicine, proprio quelle fattorie che erano i nemici tradizionali, però non per scopi commerciali ovviamente, ma soltanto per ottenere certi materiali urgenti, perché si era fissato a costruire questo mulino che costruivano, poi crollava, poi lo costruivano, mancavano altri elementi, allora ci facciamo scambi di necessità. Fu più o meno in questo periodo che i porci si trasferirono di punto in bianco nella casa padronale e vi stabilirono. Perché? Perché dobbiamo lavorare, discutere, hai bisogno di stare al caldo, di poter lavorare in silenzio, quindi voi lavorate nei campi, ci disturbate, noi ci ritiriamo nel posto più isolato ed era la casa del padrone. Quindi ritornano negli stessi palazzi dove prima stava il padrone. Il mulino a vento cadde ancora un'altra volta, ma Napoleone non può ammettere che la colpa della cattiva costruzione è attribuibile alla sua presunzione. Deve trovare sempre un capo espiatorio.
e quindi sapete che il nemico venuto di notte a distruggere il nostro mulino a vento è palla di neve, quello che era scappato per sfuggire al morso dei cani. Palla di neve, tutta colpa sua. Per pura cattiveria, palla di neve, era convinto di farci fare un passo indietro ai nostri piani e di vendicarsi della sua espulsione umiliante. Questo traditore è tornato, protetto dall'oscurità, per distruggere il nostro lavoro di quasi un anno. Compagni, proclamo sulla stante la condanna a morte di palla di neve. E questa sentenza verrà eseguita nel 1940 a Città del Messico, viene emanata a Mosca e verrà eseguita a Città del Messico, ma andiamo con calma. Settimo capitolo. A gennaio le riserve di cibo cominciarono a scarseggiare. Era assolutamente necessario nascondere questo fatto al mondo esterno. Incoraggiati al crollo del mulino al vento, gli esseri umani si stavano inventando bugie nuove di zecca sulla fattoria degli animali. Napoleone era ben consapevole delle conseguenze nefaste cui sarebbero andati incontro qualora si fossero venuti a sapere i fatti veri. E quindi l'informazione, la verità, lui si è verità in russo, pravda, la pravda veniva mascherata perché il popolo non sapesse la verità. Per decreto del compagno Napoleone, l'inno Bestie d'Inghilterra era stata abolita la canzone. Guardate che era quella composta dal vecchio maggiore. Da quel momento in poi era proibito cantarla, poi leggeremo per quale motivo. In Bestie d'Inghilterra esprimiamo il nostro desiderio di una società migliore nei giorni a venire, ma quella società ora esiste e quindi che cantiamo un canto di speranza, un canto futuro, il lavoratore del mondo unito, già siamo liberi. Chiaramente la canzone non ha più alcuna ragione di essere cantata perché parlava di una speranza e noi siamo già il compimento. Ottavo capitolo. Qualche giorno più tardi alcuni degli animali si ricordarono che il sesto comandamento diceva: nessun animale deve uccidere un altro animale, perché è successo che vengono eliminati, giustiziati alcuni animali che criticavano o erano accusati di aver criticato la politica di Napoleone. Ma no, c'era scritto nel comandamento di non uccidere nessun animale. Vanno lì a leggere, chi sapeva leggere, come sapeva leggere la scritta, e Muriel la capra le lesse il comandamento che recitava: nessun animale deve uccidere un altro animale senza ragione. Ecco, questa glossa di fatto limitava la forza del sesto comandamento. E ancora girava di nuovo voce che uno dei padroni dell'altra fattoria, Frederick, e i suoi stessero complottando per attaccare la fattoria degli animali e distruggere il mulino a vento, la cui costruzione aveva scatenato in lui un'invidia furiosa. Quindi il motivo è: siccome sono crisi interne, Napoleone inventa un'accusa, la minaccia dell'esterno per unire ancora di più gli animali attorno alla sua politica. Napoleone invece in segreto aveva preso accordi con Frederick e Frederick si era preso sì il legname, ma in cambio aveva dato moneta falsa. Quindi ancora una volta la scellerata politica di Napoleone crea altri disastri. Il mattino seguente fu sferrato l'attacco. Gli animali stavano facendo colazione quando le vedette corsero ad avvisare che Frederick e i suoi seguaci avevano già superato il cancello principale. C'era questa invasione, siamo nel giugno del 41. Gli animali si lanciarono coraggiosamente all'attacco. Avevano vinto, ma erano stanchi e sanguinanti, e alcuni gravemente sanguinanti. Qualche giorno dopo, Muriel la capra, rileggendo tra sé i sette comandamenti, aveva creduto che il quinto fosse: nessun animale deve bere alcol. Ma c'erano due parole di cui si era scordata, che erano scritte:
In realtà il comandamento recitava: nessun animale deve bere alcol in eccesso. Anche qui un'altra giunta che diciamo snervava la forza del comandamento originario. Nono capitolo. L'inverno fu tanto rigido quanto il precedente, le provviste persino più scarse. Di nuovo tutte le razioni furono ridotte, tranne però quelle dei porci e dei cani, perché i porci erano l'intelligenza e i cani erano gli esecutori degli ordini dati dai porci. A metà dell'estate il corvo Mosè, che era stato allontanato, ritorna a predicare liberamente, tanto che si sorprende: ma come, prima l'hanno condannato, l'hanno deridevo, e ora invece perché? Cos'è successo? All'improvviso fece di nuovo la sua comparsa in fattoria dopo un'assenza di diversi anni. E in pratica, voi lo sapete, come fate voi, quando uno sta male chiama il prete, e quando Stalin vide che l'invasione tedesca avanzava troppo, allora riapriamo le chiese e uniamo il popolo sotto l'idea della difesa della Santa Madre Russia, non più del regime. Era quasi uguale, ancora non lavorava e parlava con la stessa foga di sempre del Monte Caramella, Mosè. Una cosa difficile da eliminare era l'atteggiamento dei porci nei confronti di Mosè, perché prima l'avevano perseguitato, ora invece gli permettevano di parlare. Dichiarano tutti con sdegno che le sue storie sul Monte Caramella erano menzogne, eppure gli consentivano di restare in fattoria senza lavorare, passandogli un bicchiere di birra al giorno. Nessun animale può bere altro. Per i due giorni successivi il combattente restò nella stalla. Il combattente è il nome con quale viene indicato, uno dei nomi, il cavallo, lo stacanovista, che aveva stranamente difeso la fattoria, ma è rimasto gravemente ferito e sta per morire ormai. E in cortile ecco un enorme carro chiuso con delle lettere scritte sul fianco, trainato da due cavalli, e un tipo dall'aspetto viscido con in testa una bombetta a cupola bassa, seduto e con le redini in mano. E la stalla di combattente era vuota, e solo cavallo vecchio, dopo che ha lavorato una vita per la fine, ha combattuto. Stavano portando combattente al macello, peggio di come faceva Mr. Jones. Decimo capitolo. Passarono anni, vennero e andarono le stagioni, le brive vite degli animali volarono via, e arrivò un tempo in cui nessuno ricordava più i giorni andati che avevano preceduto la ribellione, tranne Trifoglina, Beniamino, Mosè il corvo e un certo numero di porci. Ma dei lussi che un tempo Palla di Neve aveva insegnato agli animali a sognare, nessuno parlava più. Napoleone aveva dichiarato tali idee contrarie allo spirito dell'animalismo. La felicità più vera, diceva, era lavorare solo e vivere in maniera frugale. In qualche modo sembrava che la fattoria fosse diventata più ricca, senza però rendere più ricchi gli animali, tranne ovviamente i porci e i cani. Di poi gli animali, da soma, vivevano come prima. Napoleone ormai era maestosamente eretto e lanciava occhiate altezzose a destra e a sinistra con i cani che gli saltellavano attorno, cani feroci, addestrati ad aggredire e uccidere. E nello zampetto stringeva un frustino. In quel momento tutte le pecore proruppero in un tremendo belato. Quattro zampe bene, due meglio. Come era il contrario, perché ora i porci sono innalzati in tutti i sensi. Dei sette comandamenti ne è rimasto solo uno. Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni animali sono più uguali di altri. Le creature di fuori guardarono prima i porci e poi gli animali, e prima i porci e poi gli umani, perché fanno una riunione. I porci, che dirigono la fattoria degli animali, con i padroni delle fattorie vicine. E siccome gli animali li guardano da fuori, e guardavano prima i porci e poi gli uomini e poi ancora i porci, e di nuovo i porci e gli umani. Ma già era impossibile notare una qualunque differenza tra di loro. Gli uomini erano diventati porci e i porci erano diventati uomini.
quel monito che era detto all'inizio. Questa è la fiaba, il racconto, ma noi vogliamo entrare dentro e lo facciamo chiedendo prima all'autore. L'autore ci ha lasciato uno scritto del 46 dal titolo Perché scrivo? E in questo scritto, che è breve, lui elenca i quattro motivi per i quali scrive. Puro e semplice egoismo, e questo è comune a tanti scrittori. Entusiasmo estetico, e questo vale per molti artisti. Impulso storico, siamo nel 46. Il desiderio di vedere le cose come sono, di scoprire la verità dei fatti e tenerla in serbo per la posterità. Almeno conservo la storia di quei fatti tremendi che abbiamo vissuto. Ultimo motivo, intento politico. Il desiderio di spingere il mondo in una determinata direzione, di far cambiare l'idea che gli altri hanno del tipo di società cui dovrebbero tendere. Allora è una resistenza a ciò che sembra l'indirizzo di alcune ideologie forti. Ma ora ci spingiamo ancora dentro per leggere ancora meglio il testo. Ora, per leggere questo testo ho trovato la migliore chiave di lettura che lo stesso autore ci offre in un testo che appena ho trovato mi sono disorientato. Quindi siamo nel 44, 45, 46 e una delle primissime edizioni spunta non in russo ma in ucraino. In ucraino. E io ho detto, ma come mai in Ucraina, che è la zona più ricca della Russia, che fa parte dell'Unione Sovietica in quegli anni, come esce un libro in lingua ucraina? E poi ho scoperto invece, leggendo altre cose, che gli americani avevano fatto tradurre questo libro in ucraino e in russo per farlo entrare in Unione Sovietica, a volte anche con lanci del paracadute o con altri canali di infiltrazione, affinché il popolo dell'Unione Sovietica leggesse questo libro e vedesse in controluce il proprio destino e il perché della propria condizione. E quindi ho trovato la prefazione di questo, è traduzione mia, ma comunque leggibile. È breve, tra l'altro, sono due paginette, però la parte che ho voluto mettere è questa qua. Mi colpì, Orwell che parla, mi colpì l'idea che gli uomini sfruttano gli animali in modo analogo a come i ricchi sfruttano i proletari. Hai visto uno che picchiava un animale e dice, ma allora così, è sempre questa la logica, è l'uno picchia l'altro, l'inferiore. Ricordate a Messina, no, a Torino fu, però Nietzsche quando alla finestra vide un cocchiere frustare il cavallo e scese in camicia di notte e piangendo lo abbracciò e poi lo portarono a Parigi. Perché Morino era commosso, era solidale a questo animale frustato dal... Lui che aveva detto vai dalle donne, non dimenticare la frusta. Ma le donne sono una cosa, gli animali sono un'altra cosa. Registra tutto. Mi colpì l'idea che gli uomini sfruttano gli animali in modo analogo a come i ricchi sfruttano i poveri. Prese allora ad analizzare la teoria marxista dal punto di vista degli animali, cioè la parte delle vittime. Per la simmetria del racconto, i vari episodi, pur essendo tratti da fatti reali della rivoluzione russa, vengono presentati in modo schematico e secondo un diverso ordine cronologico, non della narrazione. Qual era il discorso dell'incontro? Che lui aveva visto uomini e porci uniti insieme, ricordate in quella scena finale, quando a Teheran, poco prima che finisse la seconda guerra mondiale, c'è stato già l'incontro di Yalta, poi c'era stata a Teheran e poi a Casablanca, alcuni lettori possono riportare l'impressione che il libro termini con la completa riconciliazione tra i maiali e gli esseri umani. Qua ho messo i tre grandi vincitori. Non intendevo dire questo, al contrario. Io volevo che finisse con una stridente nota di discordia,
poiché ho scritto quella parte immediatamente dopo la conferenza di Teheran, che tutti pensavano avesse stabilito le migliori relazioni possibili tra l'Unione Sovietica e l'Occidente. Personalmente non credevo che tali rapporti sarebbero rimasti buoni a lungo, e come i fatti hanno poi dimostrato, non sbagliavo di molto. Ricordiamoci quando a Hitler comunicarono che era morto Roosevelt, lui esultò, perché il suo mito era sempre Federico il Grande. E quando le potenze straniere stavano vincendo la Germania, la morte di ricordo quale personaggio storico ruppe l'alleanza, e questo salvò la Germania dalla pressione del nemico. Quando la Germania era oppressa dai russi da un lato, dai americani dall'altro lato, e muore Roosevelt, Hitler esulta perché dice ora litigheranno fra russi e americani, e noi serviremo per dare manforte all'America e agli alleati contro la Russia. Questo era il folle sogno, l'ultimo sogno di Hitler. Ora entriamo nel romanzo e vediamo che esiste la dinamica che pone in profonda correlazione problematica i regimi e le rivoluzioni. In pratica Orwell cosa voleva dire? Che i governi liberali di fatto opprimono il popolo, opprimono i popoli. I popoli oppressi si ribellano, ribellandosi creano o si illudono di creare un sistema alternativo a quello che li opprimeva, e quindi creano i regimi comunisti. Ma i regimi comunisti di fatto opprimeranno proprio il popolo che li ha portati al potere, e il popolo oppresso da questo regime creerà di nuovo i governi liberali. Sembra quasi un destino ineluttabile, cioè proprio questa è la dinamica secondo la quale per Orwell gli oppressi si liberano per creare un altro regime che li opprimerà, dai quali dovranno ribellarsi. Non si stabilisce, dirà Orwell, una dittatura nell'intento di guardare una rivoluzione, ma si fa una rivoluzione nell'intento di stabilire una dittatura. Questo è il tragico destino della storia. Ora, lo diceva Orwell, esiste una sinossi storica fatta di avvenimenti e di personaggi che sono rintracciabili nel racconto. Iniziamo dagli avvenimenti. La fattoria ex padronale, ma ora degli animali, si crea la sua bandiera. Guarda caso è verde e ha come simbolo una zampa e un corno. Esattamente la parodia della falce e del martello. Poi ancora esiste una forte correlazione tra episodi del racconto e fatti storici accaduti negli anni immediatamente precedenti la composizione del racconto. Non vorrei annoiarvi troppo, però è abbastanza semplice. La rivoluzione degli animali e la cacciata di Jones, il padrone, corrisponde alla rivoluzione russa del 17 e il rovesciamento dello zar. Anche lo zar viene mandato via, lì in questo caso viene mandato via, e nella rivoluzione russa viene ammazzato lui e tutta la sua famiglia. Poi ancora, l'invio di piccioni per diffondere la rivoluzione che voleva palla di neve e l'ondata rivoluzionaria in tutta l'Europa che si tentò di scatenare. Il rifiuto degli umani di riferirsi alla fattoria degli animali con il suo nome nuovo, che appunto è la fattoria degli animali contro padronale, e il mancato riconoscimento dell'Unione Sovietica da parte delle potenze occidentali, che non vogliono riconoscere l'identità di questa nazione per evitare qualsiasi forma di legalizzazione di questa situazione. La battaglia del chiuso delle vacche, dove il cavallo verrà ferito, e la guerra civile russa con la vittoria dei bolscevici sui bianchi. Il rifiuto delle galline alla consegna delle uova, una delle prime disposizioni, viene paragonata alla rivoluzione, all'opposizione dei Kulak alla collettivizzazione, e saranno sterminati perché il conflitto sarà appunto con la classe contadina.
e poi il conflitto tra Palla di Neve e Napoleone, e quindi l'idea che voleva Palla di Neve di estendere l'illusione in tutto il mondo, e il conflitto tra Trotsky, che voleva uno stato di rivoluzione permanente, il titolo del libro che ho letto molti anni fa, della Mondadori, e Stalin, il socialismo in un solo paese, è il conflitto che noi conosciamo. Ancora, il cambio dell'inno dalla Fattoria degli Animali, della Fattoria degli Animali d'Inghilterra, e il cambio dell'inno internazionale con l'inno dell'Unione Sovietica. Avevo poco tempo per farlo, ma in questo nuovo inno viene ricordato Lenin e poi viene ricordato Stalin, naturalmente non viene ricordato nessun altro questa linea, perché alla morte di Stalin il conflitto è tra Trotsky e Stalin, chi deve essere il vero erede. Poi ancora, le varie costruzioni del mulino a vento crollano, le costruiscono con la pinoce, eccetera, e il processo di industrializzazione e i primi piani quinquennali che costeranno molta manodopera, diciamo così, ecco, non vogliamo. Poi la vendita del legname a Friedrich, uno dei padroni che minacciava, che poi invaderà la Fattoria degli Animali, e il patto Molotov-Ribbentrop, che creerà un grande scandalo nella coscienza comunista. C'è un bellissimo romanzo di Kostler, Buio a mezzogiorno, che è proprio la crisi di un funzionario sovietico che si trova allora in Germania, quando gli operai, che sono i portuali, vengono chiamati a scaricare delle navi che vengono dall'Unione Sovietica per caricare materiale per andare dalla Germania. E loro rimangono scandalizzati da questa logica, e lui dovrà difendere questa politica nuova, improvvisa, a cui lui stesso verrà giustiziato nelle segrete a Mosca. Poi il fatto che il tradimento di Friedrich, che paga i maiali con denaro falso e poi attacca la fattoria, appunto, è il tradimento del patto Molotov-Ribbentrop, quando Hitler scatenerà l'invasione della Russia, cosiddetta operazione Barbarossa, è un fatto dal punto di vista militare stranissimo, inspiegabile almeno per noi, è che Hitler avanzi così in profondità nell'Unione Sovietica, perché era la conseguenza della politica di Stalin, che aveva eliminato tutta l'intelligenza militare, e tutti i nuovi generali erano talmente ossessionati, impauriti da Stalin, da non muovere un dito, perché aspettavano che Stalin desse un ordine. Stalin era convinto che non si trattasse di una vera invasione, e quello Hitler avanzava fino quasi a Mosca. Poi la battaglia del mulino, quell'eroica, paragonata alla battaglia di Stalingrado, una delle battaglie decisive della Seconda Guerra Mondiale. La cena tra maiale e uomo, l'abbiamo già visto, corrisponde, lo dice lo stesso Orwell, alla conferenza di Teheran, e la progressiva corruzione dei maiali e lo stravolgimento di tutti i comandamenti, scusate, è saltata l'ultima riga, corrisponde alla deriva verso un dispotismo tirannico sotto il regime di Stalin. Questo per quanto riguarda l'analogia con gli avvenimenti. La sinossi invece, per quanto riguarda i personaggi, possiamo andare velocemente perché è abbastanza immediata. Il vecchio maggiore corrisponde volta in volta a Marx, il manifesto, o a Lenin. Napoleone a Stalin, Palla di Neve a Trotsky, il boxer o Gondrano, il cavallo. Gondrano, guardate che soltanto nel testo italiano c'è questa traduzione. E quando si cerca di capire per quale motivo ha messo l'autore italiano il primo questo nome, non si è riuscito a trovare nessuna giustificazione. Comunque sarebbe l'operaio per eccellenza, lo stalinista come modello del lavoro a oltranza. Berta o Trifoglio, la povera gente russa. Mosè, i preti che predicavano il Monte Caramello. Molly, che poi andrà via, scapperà, la nobiltà, i cani che vedono, che volete, la polizia sovietica. Guardate, i cani, nella polizia zarista aveva uno stemma interessante, la testa di un cane e poi la ramazza, e c'è un altro elemento che forse non mi ricordo, il cane perché fiuta ogni minaccia e la ramazza per spazzare via.
Poi le pecore, la gente manipolabile, perché velano insieme in Grecia e vengono indottrinati. E Jones è lo zar Nicola II, il padrone, e Pilkington e invece sono l'altra fattoria, la Francia e l'Inghilterra, e Federica appunto la Germania. Finalmente andiamo a leggere il libro secondo le chiavi di lettura tradizionali al nostro lavoro, cioè la proposta di Erickson, le tre teorie degli ebrei, quindi Marx, Nietzsche e Einstein. Già ormai li conosciamo. Marx parla del fatto che i nostri valori sono inconsapevolmente determinati dai modi in cui ci guadagniamo da vivere. Freud invece: non conosciamo il vero significato delle nostre motivazioni. E Einstein: le nostre misure sono relative a ciò che misuriamo. E quindi questo è le tre chiavi di lettura. Iniziamo con Marx e non possiamo che appoggiarci al discorso iniziale del vecchio maggiore, oppure vecchio sindaco, vecchio maggiore, la beltà, qui diventano questo grosso maiale. E lui appunto fa questo discorso: quando il vecchio porco, il maggiore, vide che si erano messi comodi, che aspettavano attenti, si schiarì la voce e prese a parlare. E quindi proprio è il discorso marxista e marxiano. Ora, compagni, com'è questa nostra vita? Diciamocelo: miserabile, laboriosa e breve. Nasciamo, ci danno da mangiare quel tanto che basta per mantenerci in vita, e quelli di noi che ne sono capaci sono obbligati a lavorare fino all'ultimo scampolo di forze. E poi, nel momento stesso in cui cessa la nostra utilità, ci macellano in maniera tremenda e crudele. Nessun animale in Inghilterra conosce il significato della felicità o del riposo. Passato il primo anno di vita, quando comincia a essere forte, abile, subito a lavorare. Nessun animale in Inghilterra è libero. La vita di un animale è miseria e schiavitù. Eccola la verità, papale, papale. Ma è forse parte dell'ordine naturale ciò? Come sempre ci hanno detto, tu sei nato per obbedire, tu sei nato per lavorare e basta. No, è forse per il fatto che questa nostra terra è così povera da non consentire a chi l'abita una vita decente? Non è vero, la ricchezza c'è, ma è distribuita male. No, compagni, mille volte no. In Inghilterra il suolo è fertile, il clima è buono ed è in grado di fornire abbastanza nutrimento a un numero di animali enormemente più grande di quello attuale. Allora perché continuare in questa situazione miserevole? Perché la quasi totalità di quel che producono le nostre fatiche ci viene sottratto dagli uomini. Ecco, compagni, la risposta ai nostri problemi è riassunta in una sola parola: l'uomo. L'uomo è l'unico nostro vero nemico. Liberiamoci dell'uomo e la causa principale della fame e del troppo lavoro sarà estirpata per sempre. Sostituite alla parola uomo, capitalismo, borghesia, e gioco è fatto. L'uomo è l'unica creatura che consuma senza produrre. Non produce latte, non depone uova, è troppo debole per tirare l'arado, non sa correre abbastanza veloce da riuscire a catturare un coniglio, eppure domina su tutti gli animali. Li mette a lavorare, non restituisce loro se non il minimo indispensabile perché non muoiono di fame, e tiene tutto il resto per sé. Con la nostra fatica dissodiamo la terra, è il nostro letame a fertilizzarla, eppure nessuno di noi ha la proprietà di qualcosa che non sia la sua pelliccia, almeno finché è piccolo. E alle miserevoli vite che conduciamo non è neppure concesso di raggiungere il loro termine naturale. Per quanto mi riguarda, non mi lamento, perché sono uno dei pochi fortunati. È la vita naturale di un porco la mia, ma nessun animale la scampa alla fine, davanti al crudele coltello. E l'inno finale: liberiamoci dell'uomo, è il prodotto delle nostre fatiche e ci apparterrà. Diventeremo già ricchi e liberi la mattina dopo. Che dobbiamo fare dunque? Guardate il titolo del libro di Lenin: che dobbiamo fare, che fare? Lavorare notte e giorno, anima e corpo,
per detronizzare la razza umana. Ecco il mio messaggio a voi, compagni. Ribellione. Non so quando arriverà la ribellione, se tra una settimana o 100 anni, ma so chiaramente, come vedo la paglia che ho sotto i piedi, che prima o poi giustizia sarà fatta. Concentratevi su questo, compagni, per il resto dei vostri giorni, e soprattutto tramandate il mio messaggio a chi verrà dopo di voi, così che le generazioni future possano portare avanti la battaglia fino alla vittoria. E ricordate, compagni, la vostra determinazione non deve vacillare, nessuna argomentazione deve distogliervi dall'obiettivo. Non prestate ascolto quando dicono che l'uomo e gli animali hanno un interesse comune, che la prosperità dell'uno e la prosperità degli altri. Tutte fandonie. L'uomo non serve gli interessi di alcuna creatura eccetto di se stessi. E tra noi animali deve esserci perfetta unità, perfetta fratellanza nella lotta. E qui il messaggio. Tutti gli animali, gli uomini sono nemici. Tutti gli animali sono compagni. Il vostro compito è essere nemici dell'uomo e dei suoi comportamenti. Qualunque cosa cammini su due gambe è un nemico. Qualunque cosa cammini su quattro zampe o abbia le ali è un amico. Ricordate anche che lottando contro l'uomo non dobbiamo finire per assomigliargli. Anche quando l'avrete sconfitto, non adottate i suoi stessi vizi. E qui i comandamenti che già conosciamo, sui quali ritorneremo. Tutte le abitudini umane sono il male, e soprattutto nessun animale deve mai ergersi a tiranno nei confronti di un altro simile. Deboli o forti, intelligenti o sempliciotti, siamo tutti fratelli. Nessun animale deve mai uccidere un altro animale, tutti gli animali sono uguali. Quindi un discorso perfettamente conforme alla visione marxiana. Freud l'ho identificato, cioè l'ho applicato a un personaggio importante, quello che sa trasformare il bianco e il nero, e quindi le motivazioni della massa vengono manipolate, perché non le conosciamo, da chi vuole condizionarci. E quindi il personaggio chi è? Il termine in inglese sarebbe di per sé strillone, quello che vendeva i giornali, epifero, spiffero, squillo, clarinetto, in ogni caso è colui che è la voce del potere. E tutti gli altri porci della fattoria erano da ingrasso. Il migliore tra di loro era un porcellino paffutello di nome Spiffero, dalle guanciotte tonde, gli occhi svegli, agile nelle movenze e con la voce assai acuta. Chi ha visto un filmato di Molotov lo riconosce facilmente. Brillante oratore, quando discuteva di qualche argomento difficile, aveva un modo tutto suo di saltellare da una parte all'altra, dimenando la coda, che lo rendeva tanto persuasivo. Secondo tutti, Spiffero era in grado di far passare il bianco per il nero. Il coraggio non basta, diceva. La lealtà e l'obbedienza sono più importanti. La lealtà e l'obbedienza. Qualcuno avrà detto dopo, l'obbedienza non è più una virtù, perché la coscienza non dipende dall'obbedienza. Fu più o meno in questo periodo che i porci si trasferirono dal punto in bianco nella casa padronale. Ancora una volta agli animali parve di ricordare una soluzione che lo proibiva, decisa proprio agli inizi, e di nuovo Spiffero riuscì a convincerli che così non era, perché incombeva la necessità, disse, che i porci, ossia la materia grigia della fattoria, gli intellettuali, l'intelligenza, avesse un luogo tranquillo in cui lavorare. Spiffero teneva magnifici discorsi sulla gioia di vivere e sulla dignità del lavoro, ma gli altri animali si facevano ispirare più dalla forza di combattente, questo cavallo stanovista, e dal suo infallibile slogan «Lavorerò ancora più solo». Capiscono che c'è qualcosa che non funziona. Avevano appena finito di cantarla per la terza volta, la canzone L'inno all'Inghilterra, quando Spiffero, accompagnato da due cani, e quindi la minaccia, si avvicinò con l'aria di avere qualcosa di importante da dire. Annunziò che per decreto del compagno Napoleone, bestie d'Inghilterra era stata abolita.
da quel momento in poi era proibita cantare. E gli animali rimasero di sasso. Ma perché? Esclamò Muriel, la capra. Non serve più compagni, rispose Spiffero sbrigativo. Paese d'Inghilterra era l'inno della ribellione. Ma la ribellione ormai è stata completata. Cantiamo ancora queste cose. Invece di Inghilterra esprimevamo il nostro desiderio di una società migliore nei giorni a venire, ma quella società ora esiste. Chiaramente la canzone non ha più alcuna ragione di essere cantata. Poi ancora, nei suoi discorsi, Spiffero parlava con lacrime a regargli le gote della saggezza di Napoleone, era proprio venduto, della sua bontà di cuore e dell'amore profondo che nutriva per gli animali di ogni dove, anche e soprattutto per quelli infelici che ancora vivevano l'ignoranza o sotto schiavitù nelle altre fattorie. Era divenuto normale dar credito a Napoleone per ogni successo, ogni colpo di mera fortuna. Ma Spiffero consigliava di evitare azioni azzardate e di fidarsi della strategia del compagno Napoleone quando c'erano i primi movimenti di dissenso. Spiffero fu in grado di convincerli che a essere in fallo era loro memoria, quando i comandamenti erano cambiati, no, la colpa è che ti ricordi male. L'uguaglianza troppo rigida nei ragionamenti, spiegò Spiffero, sarebbe stata contraria ai principi dell'animalismo. In ogni caso, poteva facilmente dimostrare agli altri animali, non che bestie veramente, che in realtà non c'era carenza di cibo, anche se così sembrava. Al momento di certo era stato necessario correggere le razioni, Spiffero parlava sempre di correzioni e mai di riduzioni, ma paragone dei tempi in cui c'era Jones, il miglioramento era enorme, ora stiamo meglio. Sapevano che la vita al momento era dura ed essenziale ed erano spesso affamati e pativano il freddo e che stavano quasi sempre al lavoro quando non dormivano, ma senza dubbio nei tempi andati doveva essere peggio. Erano felici di crederci, non avevano più memoria del passato. E poi al tempo erano stati schiavi, mentre ora erano liberi. E questa era la differenza fondamentale, come Spiffero non mancava di sottolineare. E a nessuno andava a genio l'idea che un loro compagno malato fosse lasciato in mano agli esseri umani. Ma siccome c'è il vecchio cavallo, ricordate che stava male, ma Spiffero li convinse presto che il veterinario di Willington avrebbe saputo gestire il caso di combattente in una maniera più appropriata di quanto non si potesse fare in fattoria. Non stavo portando in ospedale per curarlo meglio. 3 giorni dopo fu annunziato che era morto il cavallo proprio nell'ospedale di Willington, nonostante avesse ricevuto tutte le cure di cui un cavallo potesse avere bisogno. Fu Spiffero a riferire la notizia, disse di essere stato presente durante le ultime ore di combattente. Non ho mai visto nulla di più toccante, disse Spiffero alzando lo zampetto e asciugandosi una lacrima. Sono stato al suo capezzale fino alla fine, in quel momento, quando era troppo stanco a parlare, mi ha sussurrato all'orecchio che il suo unico rimpianto era di morire prima che il mulino a vento fosse ultimato. Avanti, compagni, ha sussurrato, avanti, nel nome della ribellione. Lunga vita alla fattoria degli animali, lunga vita al compagno Napoleone. Napoleone ha sempre ragione, frase che noi conosciamo. Sono state queste le sue ultime parole. Alcuni animali avevano notato però che il furgone che veniva a pigliarlo, l'ambulanza che veniva a pigliarlo, aveva una scritta di lato, Mattatoio Equino, e si erano portati via. E allora era nata la conclusione che era stato mandato al macello, giustamente. Incredibile, disse Spiffero, come un animale potesse essere tanto stupido che dire queste cose. Forse, esclamò indignato, dimenando la coda e saltellando da parte all'altra, forse non conoscevano il loro amato combattente, il compagno Napoleone, come avrebbe potuto permettere una cosa simile, farlo morire al macello? No, la spiegazione era oltremodo semplice. Il carro in precedenza era stato di proprietà del mattatoio, era poi stato acquistato a veterinari, che non aveva avuto ancora il tempo di rivendicarlo. Da qui l'equivoco. Il carro ormai era una ambulanza, e la scritta che era rimasta, un equivoco. Come Spiffero mai si stancava di spiegare
il sovrintendente alla fattoria e organizzarla era un lavoro suo, tanto di quel lavoro che gli altri animali erano ancora troppo ignoranti per comprendere. Ad esempio, Spiffero diceva che i porci ogni giorno dedicavano fatiche enormi a compilare cose misteriose chiamate schede, rapporti, verbali, memorandum. Erano enormi fogli di carta che dovevano venire interamente coperti di scrittura, che dopo averli riempiti andavano gettati nella fornace. Era di importanza basilare per il benessere della fattoria, diceva Spiffero. Però né i porci né i cani producevano cibo col proprio lavoro. Ed erano in molti e che appetito avevano, mangiavano tutto quello che gli altri animali producevano. Un porco alla fine camminava dritto sulle gambe posteriori, si era piffero, e già l'abbiamo visto questa scena, e si era ormai totalmente umanizzato e aveva preso il posto che prima aspettava agli uomini. L'ultimo è Einstein ed è abbastanza facile perché riguarda la relatività dei comandamenti. Ho messo insieme i 7 comandamenti della versione originale e con le modifiche che poi vengono aggiunte, e quindi non indosseranno vestiti, invece li indosseranno. Non andare mai a letto, ma sì, ma a letto però ora hanno aggiunto con le lenzuola. Non bevono alcol, sì, però senza gli eccessi. E non devono uccidere, sì, però uccidere quando c'è una ragione lo possono fare. E infine, sì, tutti sono uguali, ma non tutti gli animali sono uguali allo stesso modo. Perché questo libro è stato bruciato? Da chi è stato bruciato? Lo possiamo immaginare subito. La prima recensione a questo libro uscì in una rivista del Partito Comunista, il giornale diretto da Palmiro Togliatti, Rinascita, e dentro questa rivista c'è una recensione, l'ho segnata, a firma di Roderigo di Castiglia. E chi è Roderigo di Castiglia? È Togliatti, che ha preso sto nome probabilmente da un personaggio di Machiavelli, la favola di Belfago, ricordate questo qua, sto diavolo che ne combina tutti i colori. Questo è l'articolo, vedete, sono quasi quattro colonne. Allora, bisogna essere onesti. Togliatti si riferisce al libro 1984, però la critica è uguale perché il bersaglio è Orwell, il poliziotto colonialista. Questa è la favola, dice Togliatti, di chi ha perduto qualsiasi speranza, che inevitabilmente dalla rivoluzione si arriva di nuovo alla dittatura, di chi è intento a spegnerla, la speranza, laddove ne sia rimasta traccia alcuna. È il punto di arrivo della sfiducia nella ragione degli uomini e nelle sorti stesse del genere umano. Soltanto un reazionario poteva scrivere questa favola. Il tutto è primitivo, infantile, logicamente non giustificato, oppure giustificato soltanto dal richiamo a una di quelle massime eterne con le quali gesuiti e liberisti, e più tardi nello stesso titolo l'articolo dice a chi si riferisce a Benedetto Croce, credono di avere riposto efficacemente risposto a chi rivendica maggiore giustizia sociale: la diseguaglianza non si sopprime, i potenti e i servitori dei potenti e i poveretti ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Lo sforzo per dominare il mondo economico e dirigerlo si conclude con la fine della libertà. Questo è il pessimismo che è presente in questo autore, e da qui la condanna comunista. Una condanna comunista che viene rinnovata molti anni dopo da Enrico Berlinguer in un lungo articolo pubblicato sull'Unità del 18 dicembre dell'83. Io ho una grande stima di Berlinguer. Ho letto molte cose di lui, è un'epoca particolare, per carità. E Berlinguer, in questa intervista, pubblicata su Unità, quindi non sto dicendo fonti anonime, dice così, in 2 pezzetti d'80. Lo lessi nel 1950, appena uscita l'edizione italiana. E la reazione che ebbe allora fu probabilmente molto influenzata dalla utilizzazione che del libro si fece durante la guerra fredda, in quanto clima
antisovietico e anticomunista, e quindi lui da giovane comunista ha reagito negativamente. Poi mi pare che quel romanzo contenga un decisivo difetto, è pervaso da un'ossessione sulla ineluttabilità della fine dell'individuo e delle sue espressioni che ne condiziona l'impianto e ne condiziona anche la profezia. Sembra strano, ma dice le stesse cose che aveva detto Togliatti 20 anni prima. E con questo abbiamo concluso. Il prossimo incontro avrà per oggetto un altro non meno problematico libro di Curzio Malaparte, neanche questo libro nome, dal titolo La pelle, un libro abbastanza interessante e una buona occasione per rileggerlo in un contesto molto diverso, in un'età molto diversa e con considerazioni e conoscenze più approfondite. Grazie.